Come si chiama l'uomo? Stefan Derrick, ispettore capo della polizia criminale, squadra omicidi. Quant'è l'offerta? 250.000 marchi. E quando dovrei ucciderlo? Fra 2 settimane. È rischioso? Non molto, se ci sai fare. Data esatta? Lo saprai al momento giusto. Dove abita questo Derrick? Saprai tutto, nei dettagli. I soldi? Metà subito e metà ad affare concluso. Chi garantisce? Kashonnik. Allora va bene. Congratulazioni, ispettore. Grazie. Congratulazioni vivissime. Allegramente, ispettore Derrick. Felicitazioni. Sono molto contento per te, Stefano. Grazie mille. Ci vediamo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. I miei complimenti, signor ispettore capo. Oh, grazie, grazie mille. Auguri, tanti auguri. Lei è molto gentile. Se l'è meritato. Arrivederci. 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 Buongiorno, Harry. Buongiorno, Stefan. Avrei voluto essere il primo a congratularmi. Sei stato sfortunato. Qui lo sanno Pazienza. Tutti ormai. Presidente della Commissione di Coordinamento dell'UCE, Ufficio Criminale Europeo. Suona bene, vero? Non per questo devi aiutarmi a togliermi il cappotto. È una cosa enorme per te. Per me no. Beh, per tutti noi. Sono gratificazioni che si danno agli anziani, ma io non sono ancora decrepito. Allora, che novità ci sono? Il questore vuole vederti. E anche me. Quando? Subito. Ci sta aspettando di là. E non ti ha detto perché vuole vedermi? Credo che si tratti della festicciola per la tua nomina. Ma non per questo devi tenermi la porta. Fuori, va fuori! Il signor questore la sta aspettando. Sì, sì. Signor Derrick. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Signor Klein. Grazie. Caro ispettore. Salve. Congratulazioni. Grazie. La notifica adesso è ufficiale. Verrà resa pubblica al più presto. Siamo tutti orgogliosi che la sua più che decennale attività così ricca di successi abbia ottenuto un tale riconoscimento. Ma ora parliamo della festa che era in programma. Prego. Io non la prenderei così seriamente. Gradirei una cosa semplice, senza fronzoli. Già, ma in realtà ci dobbiamo domandare se rimandarla a tempi migliori o addirittura non farla affatto. Come mai? Noi abbiamo ricevuto un avvertimento. Una persona è fermamente convinta che lei, signor Derrick, non potrà partecipare alla sua festa perché qualcuno la ucciderà. Prendo la cosa molto seriamente perché so chi è l'autore di questo avvertimento. Chi è? Albert Kashonnik, che lei ha fatto finire in prigione per 15 anni e che ora sta scontando il quinto. Kashonnik? Eh? Sì. Quella persona ci ha detto di ritenere improbabile che Derrick possa sopravvivere a quel giorno. Che ne pensa? Kashonnik è un delinquente, un criminale spietato. Sì, sì. È privo di morale, assolutamente. A chi lo ha detto, lo sa? Al suo compagno di cella, sembra, e non gli ha proibito di raccontarlo. Anzi, ritengo che Kashonnik voglia che la cosa si sappia, che la polizia lo sappia. Che ne dice Derrick? Quell'uomo ha sempre detto quello che gli pareva. E ha sempre fatto quello che gli pareva. Le propongo una scorta per proteggerla. No. Stefani, io no. Credo... Come dobbiamo regolarci? La prego di lasciar fare tutto a me, signor questore. Vuoi un'opinione molto sincera? Sì. Se si tratta di Kashonnik, sei un uomo morto. Sei stato davvero molto sincero. Tu sei il suo nemico numero uno. E lui ha una grande famiglia che gli obbedisce ciecamente. E sono tutti in libertà. Ho paura per te. Quanto mi resta ancora da vivere? 2 settimane, secondo Kashonnik. Non ti lascerò solo neanche un minuto. E se necessario dormirò a casa tua sul divano e tu non potrai impedirmelo. Ma prima posso fargli ancora una visita? A chi? A Kashonnik. Buongiorno, Derrick. Avevo previsto che sarebbe venuto a trovarmi. Ma non pensavo che si sarebbe precipitato. Ci lasci soli, per favore. Vada. Il bello della situazione è che non abbiamo bisogno di fingere. Lei non piace a me e io non piaccio a lei. Questo è vero. Vogliamo sederci? Qui sono come a casa mia.
Allora, le hanno riferito quello che ho detto nei suoi confronti? Sì. Lei sta per avere un incarico prestigioso. E io ho detto che non credo che sopravviverà a quel giorno. Così mi hanno raccontato. Allora glielo ripeto adesso. Non potrà godersi la giornata del suo trionfo perché lei sarà già morto. O morirà subito dopo la festa. Voleva che glielo dicessi di persona? Sì, e volevo anche guardarla in faccia per rendermi conto se fosse rimasto lo stesso di una volta o se fosse cambiato. E dunque? Lei oggi, Kashonnik, è lo stesso identico criminale di allora. E il vero scopo della sua visita era indubbiamente questo. Lei mi farà ammazzare da qualcuno, giusto? Giusto. Ecco, era solo questo che volevo sentire. Porti il signor Kashonnik nella sua cella. È quello il suo posto. Nimm den Kopf zurück. Ich werde mich um seine Familie kümmern. Die da? Cosa fate lì? Se volete guardare, dovete venire di sera, signori, e pagare il biglietto. Dove lo trovo, il signor Kashonnik? È l'ispettore capo Derrick. Ah, sì. Adesso credo di riconoscerla. Lei non è il funzionario di polizia che ha fatto arrestare il nostro capo? Sì, sono io. E adesso cerco il signor Walter Kashonnik, che sta portando avanti le numerose attività del suo caro fratello. Mi sorprende moltissimo che venga ad indagare qui da noi. Sì, sì. Lei però saprà certamente quello che sta facendo. Informa il signor Kashonnik che c'è della gente che desidera parlare con lui. Ma prima gli devi chiedere se è d'accordo. Si riprende, ragazzi. Bene così, bene. Ma più lentamente. L'ispettore capo Derrick? È nel locale? Lo vuoi qui? No, no. Meglio di no, non in questo ufficio. In un separé. Apri il vecchio bar. So bene perché è venuto. Se vuole essere così gentile, ispettore capo, di sopra, prego. Dopo di lei, prego. Tu resta qui. No, no, così non va. Più grazia, più classe. Su, su e là. Su e là, su e là. Sì. No, no, ma sembra tutti falsi. Laggiù in fondo. Laggiù in fondo. Grazie. Egregio ispettore capo. Non abbiamo mai avuto il piacere, eppure io la conosco e ero presente a tutti i dibattimenti in cui lei ha deposto come testimone. Grandioso. Parlava così bene che nessun giudice poteva contraddirle. Mi ha impressionato. Ma naturalmente ero contrariato perché lei stava accusando mio fratello. Era per lui che sfoggiava la sua bravura. Mi sembrava però che se la godesse un mondo. E adesso sono veramente curioso di sapere quello che vuole da me. Lei sa che cosa mi è stato proposto, non è vero?
Ah, quell'incarico europeo. Sì, sì, l'ho letto sui giornali. Un grande riconoscimento. Vuole le mie congratulazioni? No, no, no. Allora vuole dirmi perché è qui? A lei piace suo fratello? No, scusi, volevo dire, gli vuole bene? Che razza di domanda, è naturale voler bene a proprio fratello. Lui però è stato condannato per omicidio. Questo lo so anch'io. La sua domanda ha qualcosa a che fare con la sua nomina? Sì, tra 14 giorni ci sarà il riconoscimento ufficiale nell'ambito di una festicciola e suo fratello mi ha detto chiaramente che io quel giorno o sarò già morto o lo sarò alla fine di quel giorno stesso, una cosa o l'altra, insomma. E gliel'ha detto così, in faccia? In faccia, sì, sì. Queste sono parole di un uomo che è dentro da troppo tempo. La cosa la rende nervoso? Mi dispiace davvero, signor ispettore, ma ho una visita, ma entra pure. Questo signore lo conosce di sicuro. Sì, questo è il famoso ispettore capo Derrick, che mio figlio deve ringraziare per i 15 anni di prigione che ha avuto. Quest'uomo è qui per te? Come mai? Come lo spiego a mia madre? Va bene, ci provo. Mamma, l'ispettore capo Derrick sta per ricevere un grande riconoscimento. Diventerà un pezzo grosso di una commissione europea. E mio fratello gli ha detto che quello stesso giorno lui morirà. È esatto? Assolutamente sì. Potresti darmi qualcosa da bere? Naturalmente, mamma. Lei non vuole farci compagnia? Non credo che il signor ispettore capo Derrick voglia bere con gente come noi. Questo io non l'ho detto. Permesso. È venuto qui per questo? Per bere qualcosa? Sa cosa intendo. Vedi, mamma, naturalmente ci sono minacce di morte che non si possono prendere seriamente, ma io credo che l'ispettore capo sia tormentato dalla seguente domanda. Mi vorrà uccidere davvero? È un problema che noi non possiamo risolvere. Laida. Wie war es denn? Ja. Ja. Haben Sie Schwierigkeiten, Herr Derrick? Ich dachte, ein Mann wie Sie fühlt sich immer ganz sicher. Besonders jetzt, wo er nach Brüssel geht. Ja. Was ist los? Habt ihr nichts zu tun? Langsam. Ja, gut. Fließend. Zeitlupe. Andreina Kashonnik? Sì, ma lei non si presenti, tanto so benissimo chi è. L'ho vista spesso al processo contro mio padre. Mio zio mi ha detto una cosa incredibile. Dice che lei gli ha chiesto, vuole bene a suo fratello. Quasi di sicuro è qui per chiedere anche a me, vuole bene a suo padre? Le rispondo subito, sì, gli voglio bene. Non le ha detto nient'altro suo zio? Sì, che mio padre ha informato Derrick della morte che lo aspetta, in concomitanza di una festa in cui gli verrà attribuita una carica molto importante, è così, vero? Sì. E so che lei è alla ricerca affannosa del suo possibile assassino. Sì, ma dove sarà mai? Dove sarà questo misterioso assassino? Che sia qui, nascosto dietro l'angolo? Sarà uno dei familiari? O sarà una delle persone su cui mio padre esercita la sua malefica influenza? E io sono credibile come assassina.
Quella minaccia di morte io la prendo molto sul serio, signorina, e svolgo le indagini in tutti gli ambienti frequentati da suo padre e là dove ritengo che la sua influenza sia ancora predominante. Anche su di me ha avuto una grande influenza. Voleva sentire questo? Allora posso tornare in studio. Il tempo è denaro, sapete? Brancolando nel buio ci rendiamo ridicoli. Ci vuole pazienza, Harry. Chi è il prossimo? Il prossimo, dici? Udo Templin, sportivo praticante. In quali rapporti è con Albert Kashonnik? È figlio di un amico di Kashonnik e questo amico è stato conciato talmente male in una rissa che deve passare il resto della sua vita su una sedia a rotelle. Un momento, per favore. È quel giovanotto laggiù che si allena al sacco. Udo, hai a che fare con la polizia? Ci sono due signori della criminale che vogliono parlare subito con te. Non ho idea di cosa vogliano, ma me lo diranno dopo. Salve. Polizia criminale, ho sentito. Questo signore è l'ispettore Klein e io sono l'ispettore capo Derrick. Il nome l'avrà già sentito. No? Allora l'aiuto. Dunque, esattamente 5 anni fa, Albert Kashonnik, che è un carissimo amico di suo padre, è stato condannato a 15 anni di reclusione. Sì, e lei è quello che l'ha messo al tappeto. Si può dire così, no? No, che non si può dire. Era nostro dovere arrestare un assassino, il vostro amico Albert Kashonnik. Il suo collega è per caso quello a cui hanno offerto un posto nella polizia europea? E lui? Ho sentito dire che si tratta di una carica molto importante per un funzionario di polizia. E dove l'ha sentito? Era sui giornali. E se ne è parlato anche nella famiglia Kashonnik, che mi è molto vicina. Saprete che mio padre deve quasi tutto al signor Kashonnik. Anche lei gli deve qualcosa, non è forse vero? Sì, è verissimo. Non c'è solo il bianco e il nero. Può capitare che un assassino sia anche un benefattore. Lei ha a che fare con l'assassino. Io col benefattore. Sì, sì, certamente. Lei ha detto poco fa che la famiglia Kashonnik le è molto vicina, giusto? Io ho 2 case. Una dove mio padre si trascina da una stanza all'altra su una sedia a rotelle. E l'altra è la casa dei Kashonnik. E là rigano dritto da un pezzo. Qualcuno le paga le spese della palestra? Sì. Il signor Kashonnik. Anche se è in prigione, eh? Anche se è in prigione è ancora al mondo, non le sembra? Sì, sì, certo. Ai suoi dice, questo è Udo, è uno sportivo. Voglio che venga aiutato. E loro lo fanno, perché il signor Kashonnik, che è in prigione, vuole così. Questo signor Kashonnik, lo sa, ha fatto una precisa minaccia di morte contro l'ispettore capo Derrick. Lei sa chi l'eseguirà? A me di questo non importa niente. Ma capisco che per voi sia un'altra cosa. Avete paura? C'è un uomo che sta per diventare un assassino. È mio preciso dovere tentare di impedirlo. E a me che sta pensando? O forse a mio padre? Non mi accompagnerebbe da lui? Un momento, ho molta stima di mio padre. Lei lo deve trattare con cortesia. Non si preoccupi di questo, non è il caso. Papà, ci sono 2 signori. Mi hanno telefonato per avvertirmi che la polizia vuole interrogare gli amici intimi della famiglia Kashonnik. Sono questi i signori? Sì, sono questi. Bene, allora siate i benvenuti. La ringrazio. Scusami, Harry. Accomodatevi. Chi è stato a informarla che molto probabilmente saremmo venuti a parlare con lei, signor Templin? La signora Kashonnik me l'ha detto per prima. Poi mi ha chiamato anche Walter Kashonnik e per finire anche Andrina. E può dirci se le hanno detto il motivo della nostra visita? Sì. Il signor Kashonnik, quello che adesso è in prigione, ha fatto, signor ispettore capo... È lei, vero? Sì, 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 sono io. Ha fatto, dicevo, una profezia. Afferma che lei, ispettore capo, nel corso di un certo giorno morirà. Oppure morirà col calare della notte. E ha detto anche a quale giorno si riferisce? Sì, proprio il giorno in cui le daranno la carica in quella commissione europea. Tra 2 settimane.
E lei come valuta la cosa? Forse le dovrei chiedere come la valuta lei. Ma badi che il signor Kashonnik non parla tanto per parlare. E ha molti buoni amici che fanno sempre tutto ciò che lui chiede. Quello che adesso le posso dire io in tutta sincerità è che molto probabilmente lei non vedrà mai quel giorno. Si prenda una vacanza, vada da qualche parte e non partecipi a quella sua festicciola. Così nessuno si farà del male. Posso fare altro per lei? Aspetti, per piacere. Il signor Kashonnik, e anch'io intendo quello che è in prigione, è ovvio, è amico suo, no? Amico è un termine riduttivo, gli devo la vita, sia pure questa vita balorda che mi rimane, ma che per me significa molto lo stesso. E se il signor Kashonnik, il suo amico, le dicesse di uccidere Derrick? Le devo rispondere con franchezza? Calcolerei solo quanto grande sarebbe il mio rischio. E se non comportasse alcun rischio, allora che farebbe? Ma che razza di domande mi fa? Che cosa ne dici? Hai già visto qualcuno? Insomma, voglio dire, pensi che abbiano già parlato con qualcuno che potrebbe essere il tuo assassino? Sì, può darsi, ma abbiamo parlato con gente per la quale una minaccia di morte non è certo una cosa straordinaria. Infatti nessuno di loro si è meravigliato, hai visto, no, l'indifferenza nei confronti dell'omicidio. E riguardo al mio omicidio, poi, no, noi dobbiamo continuare a lavorare serenamente. Come serenamente continuerò a vivere. Avanti. Chiedo scusa, io sono Stephanie Bauer, il questore mi ha incaricato di venire qui da lei. Sono una psicologa della polizia. E di chi si deve prendere cura? Di me? Non scherzi troppo, signor Derrick. La sua vita è veramente in pericolo. Ogni uomo è in pericolo di vita, ma non sa come e quando. E comunque le do un caloroso benvenuto. Sì, ma questa volta lo sappiamo, come e quando. Sottovaluta la cosa? No. Ascoltate, la mia proposta è questa. La festa viene soltanto rinviata di un po'. Sì, a una data successiva. E lei se ne va in vacanza per 3 settimane. No. 4? E io mi nascondo mentre Kashonnik sta crepando dalle risate alle mie spalle? No. Gliela faccio io una proposta. Stasera noi 3 ce ne andiamo a cena e poi faremo un salto... No, non glielo voglio dire. Dove? Di nuovo l'onore? Suo fratello ha creato un problema di cui non possiamo fare a meno di occuparci per cercare una soluzione. Permesso? La capisco benissimo. Ma perché la deve cercare proprio qui, la soluzione? Dietro a questa porta c'è un piccolo ufficio, se ricordo bene. Ed è là che suo fratello ha ucciso il suo socio. Per legittima difesa, Derrick, per legittima difesa. Ho prenotato un tavolo. È colpa della sua testimonianza se a mio fratello non è stata riconosciuta la legittima difesa. Il tavolo però l'ho prenotato lo stesso. Certo. Sarebbe possibile vedere di nuovo il piccolo ufficio di cui le parlavo prima, dove il suo adorato fratello ha commesso l'omicidio?
Perché? Perché quello che è iniziato là va ancora avanti. Ha qualcosa in contrario? Assolutamente no. Prego, signor Peter. Grazie. Che cosa vuole di nuovo questo individuo? L'ispettore voleva rivedere questo nostro ufficio perché è qui dentro che per legittima difesa Albert ha sparato al suo socio. Soltanto curiosità o paura? È sulla sedia dove lei sta seduta tanto comodamente che abbiamo trovato il corpo. Eppure, sembra che la cosa non faccia più effetto. Di questo non desidero assolutamente parlare con lei. Personalmente trovo questa sedia molto comoda e non vedo alcun motivo per non usarla. Il morto che giaceva su quella sedia è tornato a vivere, cara signora. Ed è tornato a vivere per suo figlio, quello in prigione, si intende, e anche per me. E adesso ci troviamo nel mezzo di una storia la cui fine sarà molto interessante. Signora, mi inviterebbe domani a prendere un caffè? Io dovrei invitarla. Dove? A casa mia. Perché no? Già, è vero. Perché no? La invito, egregio ispettore capo. Venga pure da me domani, se vuole. Avrà un caffè all'ora del tè. Sua caffizza! Schon gehen. Die Höhepunkte kommen noch. Wir gehen ja dann gewisse Grenzen. Das sieht man. Ja, ja. Ja, Kaschelneck, der wollte das so. Welcher Kaschelneck? Der im Gefängnis? Ja, ihm gehört doch noch alles hier. Hat mir gesagt, scheiß auf die Grenzen, geht drüber raus. Ah. Mhm. Ja. Ja, gefällt's Ihnen nicht? Gefällt. Resta in macchina. Stefan, resta in macchina. Vado prima io. Dammi le chiavi di casa. Tieni. Qualcosa non va? No. Che pensi di fare, Harry? Ora accompagno Stefani a casa e poi torno subito. No, non è necessario. Sì che è necessario. Sì, d'accordo, non ti voglio contraddire. Accompagna pure la signora Bauer a casa. Scusi il battibecco. In realtà sono contento che Harry sia così preoccupato per me. Non dovrebbe rimanere qui da solo, è pericoloso. E allora si fermi lei? Sì, Derrick. Buonasera, signor ispettore. Sono Vera Kaschonik. Si tratta dell'invito di domani pomeriggio. Lo vuole disdire? No. Le volevo solo chiedere se le dispiace se non saremo soli. E perché mi dovrebbe dispiacere? Non si aspetti una amichevole. No, questo lo so. Qualcuno deve avere già informato quella signora che siamo arrivati a casa in questo momento. Signor Derrick, sappiamo che Kaschonik è in stretti rapporti con gente che se è ben pagata è disposta a fare di tutto, omicidi compresi. Adesso stiamo pensando di rinviare la festicciola in suo onore e mandarla in ferie. Se facessi come dice lei, non sarei più l'uomo che sono stato per tutta la vita. Quindi, no. Allora da questo momento non farà più un passo senza scorta. Anche su questo dico no. Mi lasci svolgere il mio servizio normalmente. Vedrà che riuscirò a stanare l'assassino in tempo. Ma lei intende veramente andare a trovare la signora Kaschonik oggi pomeriggio? Sì, puntualissimo per il caffè. Thank you.
Grazie. Buongiorno, signor Derrick. Buongiorno, signora Kashonnik. Come vede, c'è mia nipote. Buongiorno. So che ha parlato con Andreina. Sono stata io a chiederle di rimanere con noi. Assisterà al nostro colloquio. Prego. Dopo di lei. Di che si tratta? Di suo figlio, signora Kashonnik, quello che ha sparato al suo socio e che lo ha ucciso lasciandolo sulla sedia che si trova ancora nell'ufficio di suo figlio, sedia sulla quale pare che si siedano tutti come se niente fosse. Ma lei perché se la prende tanto, mi scusi? No, non me la prendo poi tanto. Mi chiedo solamente che cosa stia succedendo agli uomini, che vivono sempre più come spettatori e sempre meno partecipando alle cose. Siamo qui per una lezione di vita, se non sbaglio. Guardi, per esempio, guardi il mondo in cui lei vive. Io vivo in un mondo perfettamente normale. No, non è affatto vero. Vive in un mondo che lei ha voluto che le andasse bene. Io vivo in un mondo dove ognuno deve lottare per il proprio posto. E i posti che sono a disposizione diminuiscono continuamente. La lotta per ottenere quei posti si fa sempre più dura. Non ci sono né fratelli né sorelle, come si credeva una volta, ma solo concorrenti. E se piango, piango per me e non per gli altri. No, niente caffè. La visita è finita. Le auguro una buona e serena giornata, signora Kashonnik. Una visita veloce? Più che sufficiente. Un momento, Harry. Mi scusi se la disturbo. La signora Kashonnik ha voluto che lei fosse presente. Noi... Aspetti, le vorrei chiedere una grande cortesia. Lasci parcheggiata la sua macchina dov'è e venga con noi. Vorrei parlare un po' con lei, se non le dispiace. Il mio collega provvederà poi a riportarla qui tra mezz'ora al massimo. Non so se faccio bene. Oh, che problema c'è? Venga con noi e non si preoccupi. In questa sala riceverò un pubblico encomio per la nomina che mi è stata assegnata in qualità di presidente di una commissione europea anticrimine. E io naturalmente dovrò rispondere con un discorso di ringraziamento. Prego, si accomodi. Il mio collega conosce quanto me i problemi della criminalità. Ma questo, gentile signorina, non è il suo campo. E lei non può assolutamente sapere di cosa parlo. Vede, prima sceglierò l'argomento del mio discorso e poi cercherò le parole per esprimerlo. Bisogna trovare le parole adatte. E così ho deciso che lei sia la mia prima spettatrice. E chissà che non lo troviamo insieme l'argomento giusto. Ma lei che impressione pensa mi possa fare tutto questo? I miei colleghi mi hanno informato che suo padre si è messo in contatto con degli assassini professionisti. Vede, eccolo qui l'argomento giusto per il mio discorso. L'umanità che si pone come spettatrice. Anche lei è una spettatrice. Eh sì. Lei guarda e aspetta quello che poi succederà. Io non posso cambiare il mondo. È com'è. Anche mio padre è quello che è. Ognuno ha la sua strada. Lei ha la sua e io la mia. E le risposte uno le ha solo per se stesso. Posso citare queste parole nel discorso che farò? Voglio andare a casa. Signor Derrick. Ha anche il tempo di venirmi a trovare? Sì. Sono stato temporaneamente messo in ferie in seguito alle minacce del signor Kashonnik. Ah, la faccenda viene presa sul serio? Sì, sì, sul serio. Venga, signor Derrick, beviamo un goccio insieme. Lo sa che poco fa mi ha telefonato Andreina? Ha fatto colpo su di lei. Ma Andreina non ha ancora capito se è in senso positivo oppure negativo.
Come mai è tornato qui? Il suo amico, il signor Kashonnik, paga per un omicidio su commissione. Già, ma è un metodo che non mi piace affatto. Una volta si mandava la gente all'inferno direttamente, oggi si fa fare agli altri. Ci sono le mode anche nella malavita. Ma c'è una cosa che mi stupisce. Quale? Lei sa che tra pochi giorni sarà ucciso. Eppure non ha paura, è soltanto curioso. Vuole sapere che cosa ne penso? Dica. Voglio essere sincero. Lei, ispettore capo Derrick, mi è indifferente. Non la conosco, non abbiamo rapporti. Forse le succederà una cosa brutta. Ma questo non mi riguarda. Dio sia lodato, non mi riguarda. Conosce il mio assassino? Che io lo conosca o no... Non la interessa, vero? Esatto. Ma assassini ce ne sono anche troppi. Abbiamo visite. Ho offerto un whisky al signor Derrick, però non l'ha accettato. Che vuole? Mi ha appena chiesto se conosco il suo assassino. E tu? Lo conosci? Gli ho risposto che gli assassini non mi interessano. E se a questo mondo costituiscono un problema, non è un mio problema. E neanche suo? Vede, ci vuole molto tempo per trovare un punto fermo. E ogni punto fermo è una conquista che mi vieta di prendere una posizione. Allora a lei va meglio che a me. Salve. Salve. Si accomodi. Grazie. Tutto a posto? Più o meno. Come mai qui? Ecco, avevo voglia di parlare con una persona per bene. Determinata, decisa, sì, ma anche affabile. Insomma, una persona come si deve. Ah, ecco, e si riferisce a me? Sì, a lei. Me lo farebbe un caffè? Sì, perché visto che il questore l'ha assegnata a me, allora può anche farmi un caffè. Un caffè, va bene. Vuole che le dia una mano? Non serve. Beh, a che cosa pensa? A che cosa? Penso a tutti gli anni passati seduto alla scrivania lavorando giorno e notte con ostinazione. Ho combattuto contro i criminali, contro i peggiori assassini. E qual è il risultato? Un buco nell'acqua. La gente sta a guardare. Già, ma non ha ancora minimamente capito che è la sua storia quella che sta a guardare. Harry ha detto che nel suo discorso era a tutta questa gente che lei voleva dare un calcio nel sedere. Glielo dia. Eh? Pronto? Parlo con l'ispettore Derrick? Sì, sono io. Ho visto che è appena rientrato in casa. Ah, allora è lei quello che se ne sta continuamente seduto in macchina dall'altra parte della strada. Se n'è accorto. Sì, ma certamente. Lei chi è e perché telefona? Le vorrei parlare, se ha un minuto di tempo. Le dispiacerebbe uscire di nuovo? O non si fida? Sono qui. Sente, ispettore, va bene fidarsi, ma andare addirittura in mezzo alla strada non gliele rende certo difficili le cose. A chi non rendo difficili le cose? A quelle persone che la vogliono ammazzare. È per questo che la sto spiando.
Il mio nome è Kuzorra. Non può conoscermi, non ho mai fatto parte del grande gioco. Sono un pesce piccolo, molto piccolo. Ho sentito dire che offrono una valanga di soldi a chi la ucciderà. Sa anche i nomi di queste persone, signor Kuzorra? Me le immaginavo che avrebbe voluto sapere i nomi. Sì, ma questo non lo posso dire. Non mi trovo mai nelle vicinanze quando si dicono cose importanti. Ma lei perché mi racconta tutto questo? Già, è quello che mi chiedo anch'io. Non ho fatto altro che dirmi. Che ti importa di quest'uomo? Lui ha il suo mondo, tu il tuo, sì, ma forse il tizio te ne sarà riconoscente. Mi spiego? Tentar non nuoce. Io non so ancora chi è quello che la dovrà uccidere, ma cercherò di scoprirlo e poi glielo farò sapere. Grazie. Kuzorra, qui abbiamo tutto. I dati, le condanne, niente di rilevante. È un fanfarone di scarsa intelligenza. Lo prendiamo e lo interroghiamo. No, non possiamo farlo. In questo modo mettiamo in pericolo la sua vita. E allora gli garantiamo protezione. Signor Derrick, questa è un'occasione unica. Lo convinciamo a collaborare, lo pediniamo. Vediamo con chi si incontra, con chi parla e quali ambienti frequenta. E in uno di quegli ambienti troverà il suo corpo morto stecchito. Lo sa in quale situazione si trova o l'ha dimenticato, signor Derrick? No, no, lo so fin troppo bene. La prego, non arresti Kuzorra, non lo arresti. Forse lui solo può trovare l'assassino. E poi stiamo parlando di potenziali assassini. Non hanno ancora ucciso nessuno e lei si troverebbe costretto a rilasciarli. Harry, io vorrei invece che qualcun altro venisse sorvegliato. Chi? Andreina Kashonnik. Sì? Sì, bene, bene, brava. Ah, ferma così. Perfetto, Andreina, questa è classe. Sì. No, di più. Sì, benissimo, Andreina. Benissimo, ama la macchina, amala come, proprio come se... Sì, così, ma... Di nuovo lei. Vuole acquistare un'auto? No, grazie. Sono abbastanza soddisfatto della macchina di servizio. Allora perché qui? Ma perché c'è lei? Questa è una buona ragione, sì. Mi dice perché vuole parlare con me? Senta, signorina, se ora non le va oppure se ha da fare, me lo dica apertamente, è un suo diritto, non ho obiezioni. Ma allora sappia che tornerò stasera o domani mattina. Di che cosa vuole parlarmi? Degli uomini come spettatori? Ah, se l'è ricordato. Parole, solo parole. Io rimango la spettatrice che sono. Sto a guardare quello che succede intorno e mi compiaccio di non averci niente a che fare. Allora, mi dice quello che vuole? Volevo solo darle un'informazione. La data della cerimonia in mio onore è stata spostata. Anzi, ad essere precisi, è stata anticipata a domani sera. E si tratta di un posto che lei già conosce. È la stessa sala dove siamo stati ieri. Perché me lo dice? Credevo che fosse interessata. Dovrei esserlo. Se viene, ci vediamo. Le hai detto proprio così? Sì. Ma l'hai valutata bene questa faccenda? Oh, sì. Credevo di conoscerti bene, ma evidentemente mi sbagliavo, Stefano. Comunque, d'ora in poi non ti perderò di vista neanche per un secondo. Non sparare! Ah, è lei, Kuzorra. Mi ha quasi sparato. Ma che dice? Non spara sulle persone che alzano le mani. Coraggio, venga dentro. Ho quel nome. Allora, questo Rabic? Lo conosciamo. Profugo dell'ex Jugoslavia, da 2 anni in Germania. Abbiamo più volte chiesto l'espatrio. Lui però è ancora qui. Sappiamo dove abita? Sì, vive in un centro di assistenza. In questo momento è in casa. È in casa adesso? Sì, signore. Possiamo arrestarlo anche subito. Sì, bravo. E con quale imputazione? Non ha ancora fatto niente. Stefan, scusa, ma... Harry, non ha ancora fatto niente. Sarebbe inutile. Allora, la mia proposta è questa. Tutto si svolgerà come d'accordo, come se niente fosse. E Rabic sarà tenuto sotto controllo. Già.
Ma, signor Derrick, lei lo sa che resta un certo margine di rischio, vero? Sì, lo so, certo. Ah, scusate, ci vediamo tutti alla festa domani sera, vi aspetto, eh? Ravi è appena uscito di casa con uno che vive con lui. Sono saliti su una macchina. Li stiamo facendo seguire. Permetti un secondo, Ravi. Certo. Torno subito. Sono davvero molto curiosa di sentire quali domande le rivolgeranno. E di sentire quali risposte darà. Signor Derrick, non è stupito di vedermi qui? Sono venuto per ascoltare il suo discorso. Come si sente? Non è necessario che risponda. Andiamo. Nient'altro che curiosi. Sarà meglio che cominci ad avviarti, se no ti perdi il discorso introduttivo. Io ti aspetto qui fuori. Vado. Signore e signori, ci sono cerimoniali più grandiosi, più sfarzosi di quello nostro per rendere onore alle persone degne di encomio. Ma nessun cerimoniale potrebbe darmi la grande gioia che provo stasera. Rabic si sta dirigendo verso il centro della città. L'ho appena saputo. Sì, me l'hanno detto. Viene in questa direzione. Non è certo volentieri che cediamo quest'uomo all'Europa. Anche se stando là non direi di averlo perso. Ma i suoi colleghi e i suoi superiori, dei quali in un certo senso si appresta a diventare superiore, rimpiangeranno la sua umanità, le sue intelligenti intuizioni, nonché l'eleganza del suo modo di investigare. Baviera 1105, lo seguiamo noi. Baviera 1106, ricevuto. Baviera 1105 all'ispettore Klein, gli siamo dietro. Sì, d'accordo, continuate così. Derrick sta cominciando a parlare. Noi oggi viviamo in un mondo in cui sono profondamente mutati i valori. Valori che costituivano, specialmente dopo la fine dell'ultima guerra, una sorta di placenta in cui l'uomo si poteva muovere
con relativa sicurezza e libertà. Adesso però viviamo su un palcoscenico dove continuamente si combattono aspre battaglie, in cui si ha la netta sensazione che sia una sola la regola che ha importanza: vince il più forte e al primo posto si mette il profitto, il personale profitto, e il resto non conta. Si tratta di un invito straordinario per ogni criminale della terra. La violenza è diventata una merce da esibire nei notiziari televisivi del mondo intero, e questo ha ottenuto un effetto secondario decisamente singolare. Che alla violenza ci si abitua non è più un evento che ci emoziona, che ci turba. Omicidi e morti cruente diventano valori di intrattenimento. Così gli uomini si riducono a spettatori, i quali accettano che lo stare a guardare, ecco, sia la loro unica funzione, e assistono impotenti. Si stanno fermando nel sottopassaggio Helene Meyer. Che cosa faccio? Scendono? Un momento. Stanno salendo su un'altra macchina. Che macchina è? Una specie di furgone portavalori. Sembra blindato e non ha finestrini. C'è una scritta. Party Service. Che vuol dire una specie di furgone portavalori? L'avevamo anche noi una volta. Un furgone blindato con feritoie, è così? Lo spettatore si ritiene libero da qualsiasi... Lo spettatore, dicevo, è persuaso di essere libero da qualsiasi forma di complicità. Non ha a che vedere in modo diretto con quello che succede. I mass media considerano il mondo come uno spettacolo in cui lo spettatore deve osservare con spavento, con terrore, gli orrori che gli propinano. Però senza avere mai la sensazione, neanche per un solo momento, che è la sua storia, il suo destino che gli fanno vedere. E lo spettatore non si preoccupa e non pensa. È qui. Il furgone è nel cortile. Scende qualcuno? No. Nessuno si muove. Penso che tengano sotto tiro l'uscita da cui dovrà passare Derrick. Pronti? Intervenire. Attenzione! Polizia! Siete circondati! Uscite con le mani alzate! Ogni resistenza è inutile! Li hanno presi, Stefano. Li hanno presi. Ha apprezzato quello che ho detto, signora Kashonnik? Mi aspettavo che ci fosse un dibattito, sono un po' delusa. Avrei replicato molto volentieri. Ci fa la cortesia di accompagnarci alla nostra macchina? Sì, con piacere. Non esca di qui, non deve uscire, ispettore. Non deve, non deve. Non si preoccupi. Grazie, mille grazie, ma adesso è tutto a posto.
è andato tutto per il verso giusto, signora Kashonnik. È andata bene. La ringrazio veramente di cuore. Vorrei stare un po' da solo. Sto da solo un momento, se non le dispiace. Harry, ti ringrazio. Ti ringrazio di tutto. Addio, Stefan. Hey, Mr. Gentleman, old-fashioned guy. Arrivederci and goodbye. Hey, Mr. Gentleman, wir trafen uns auf vielen Wegen. Oh.